Oh, signori miei, che bellezza ritrovarsi qui su Horizon Zero Dawn. Ben ritrovati, naturalmente. Proseguiamo. Ci sono un po' di novità, pochissime, perché alla fine non sono riuscito a giocare come quanto volevo, però ho fatto qualche secondaria e soprattutto ho ampliato la sacca delle risorse. Praticamente ce l'ho in teoria a livello massimo. Dov'è che sta? Capacità, borsa delle risorse, potenziamento borsa risorse 4, quindi abbiamo 100 slot, dovremmo essere a posto dato che ora ne ho 48 su 100, quindi insomma siamo messi abbastanza bene da quel punto di vista lì, ve l'avevo un po' anticipato, sapevo che sarei finito a ricercare quelle cose come missioni principali, la vendetta dei Nora e una cercatrice alle porte naturalmente, io direi di riprendere quella che è sulla carta la campagna principale, però vedo che, scusatemi, no, vai giù, tutorial. Il lanciacorde, dovrei finire anche questo, ma queste sono cose che, a parte che ho già fatto perché l'ho usato, il lanciacorde, un'arma che ti immobilizza il nemico. E rimuovi parti di macchine con le frecce dirompenti. Le ho già fatte io ste robe. Come mai me le segni ancora? Come mai? Vabbè, signori, io direi che prima di proseguire col discorso campagna che è qua, cercatrice alle porte, poi c'è la vendetta di una figlia, quindi c'è anche una secondaria. Volevo farvi vedere un osservatorio, perché insieme non ne abbiamo ancora visionato nessuno, a parte che io ne ho trovato uno, perché qui nella prima città. Poi magari chi l'ha già giocato mi faccia sapere se le città, l'icona delle città è normale che rimanga bianca o se mi sono perso qualcosa e che magari completando il tutto è giusto che diventi verde anche lei, però non credo perché comunque le cittadine rimangono bianche. Questo era il campo dei banditi che abbiamo visto nello scorso appuntamento, tra l'altro difficilissimo, madonna, ed è rimasto bianco anche se l'abbiamo completato. Comunque, statuetta Banuk. Ah, ci sono un sacco di collezionabili. Io direi, andiamo a vedere questo osservatorio insieme, signori. Sì, vi voglio far vedere com'è. Ah, intanto qua siamo a livello 15, possiamo fare cose assurde, ho aumentato. Volevo, guarda questa. Pam! Ho aumentato le capacità della nostra Aloy, che sta diventando sempre più una macchina da guerra. Intanto la mia Play 4 sempre di più si fonde, ma ragazzi, amen. E avevo messo come tutorial di rompere le parti con queste frecce speciali. Ho l'arco Potrebbe appunto servirmi. da cecchino, diciamo così, fa un gran danno, ottima arma. Un po' più lento, abbastanza più lento. C'è qualche macchina vicino. Rimuovi parti di macchine con le frecce dirompenti. Vabbè. L'osservatorio è abbastanza vicino. Dai, ci andiamo a piedi, che così intanto proviamo a fare quello che dobbiamo. Pom! Pom! Ok, 2 di 3. Il tutorial un po' più antistupido, ma siete fermi? Boh, fatta. Praticamente queste frecce servono, come starete vedendo, per far cadere i pezzi, tipo le vampe, questa armatura che diventano frammenti di metallo. Ti smonta la macchina, in poche parole. In questo caso gli ha fatto anche un sacco di danno, ho notato, perché da quello che avevo letto non doveva essere così dirompente nel vero senso della parola. Invece hanno fatto un danno incredibile, va bene. Dopo dovremmo ampliare anche le varie faretre. Detto questo, ah sì, mi sono cambiato d'abito, forse l'avevate già visto, ma non credo. Questo mi rende veramente, non dico invisibile, ma Devo scoprire come controllare più macchine. si accorgono molto molto meno della mia presenza. Questo non posso overridarle. Ho aumentato anche l'override a livello massimo. Ora la durata è infinita, quindi
Qualsiasi macchinetta. No, con questo non lo ammazzo, aspetta. Usiamo questo, che la cosa bella è che è sciotta. I cinghiali. E non è una roba da poco. Però non mi ha droppato un cazzo di bello sto cinghiale. Vabbè, però posso farmi con le sue carni delle fantastiche pozioncine. Cratta e dammi questo. Cosa dire, per gli occhi è sempre uno spettacolo incredibile. L'osservatorio, ci siamo quasi. Andiamo a vedere qua le macchine. Ormai in questa tipologia di macchine non sono più una gran minaccia per noi, è ovvio che non bisogna mai fare troppo gli sgargiulli, perché comunque picchiano forte. Però, a regole, insomma. Le possiamo gestire. Anche i secodonti, sempre fichi, però. Riusciamo a buttarle giù, è ovvio che siamo ancora, immagino, a ad un qualcosa di primordiale per Bene, quanto posso riguarda usarla. le vere difficoltà di Horizon, e anche perché abbiamo scoperto che i nemici umani sono molto insidiosi. Quel cazzo di banditi, aiuto ragazzi. Stato un attimo, i pop-up sono comparsi tutti i nemici così. E l'altro, un altro tutorial, intanto lo posso anche mettere così me lo levo dalle palle. Era qua. Con lanciacorde. Lega macchine di piccole dimensioni. Vedette, cervavite, cornaguzze, corsiere. Vabbè, metti. Tanto lo mettiamo, raga. Tuffo. Ecco. Questa è una delle cose che non dovevano succedere, ma l'acqua sì, ripeto, sembra petrolio, sembra gel per i capelli, non è sicuramente il punto forte di Horizon e nemmeno le animazioni che la comprendono. Ogni tanto ci trovo degli Mi subirò dopo. animaletti, delle lepri, dei cinghiali che camminano tranquillamente nell'acqua come se fossero sulla terraferma. Non nuotano, camminano, corrono. Sembra un po' di essere tornati a Skyrim. Cinghiale! Ti lascio stare, guarda, ne ho ammazzati talmente tanti per farmi la mia faretrina, il mio. Sei sottoterra o c'è una grotta? Per farmi la mia sacca da 100 slot. Allora, qua dobbiamo trovare l'entrata di questo osservatorio, perché sembra quasi che sia sottoterra, ci deve essere un ingresso bizzarro. Questo potrebbe essere piuttosto epico, a parte il fatto che sì, l'icona me la dava là, a 31 passi da dove sono, pensavo ci fosse una grotta. Sono un po' stronze le icone in questo gioco, sono un po' fuorvianti. Comunque, ecco l'osservatorio. Allora, R3. Che cos'è un osservatorio? Osservatorio è la ricostruzione di un qualcosa del passato. Quindi, in questo caso non mi parte perché ho impiegato troppo tempo, maledetto me. Dove cazzo sono? Viaggio, no. Osservatori, terreni di caccia, zona corrotta. Ma porca puttana, sarà qua. Ah, eccolo qui. Dai, fammelo sentire che guardiamo intanto fuori, Tour Madonna. dell'Apocasino, giorno 3. Niente. Niente, ragazzi. Tour dell'Apocasino, giorno 3. Avevo 13 anni, quando sono entrato qui ho spaccato tutto. Io e un altro, credo si chiamasse Star, è stato il mio primo arresto. Una pietra miliare per la famiglia Mati, ero proprio una piccola peste. Testo, ciao Ma. Come me Star era un ragazzino problematico, ma non era abbastanza sveglio, vabbè. Questo alla fine sono storie di un mondo che non esiste più, le multe, i danni, la storia in cortocircuito, non ce ne frega niente. Il discorso è che appunto gli osservatori sono ricostruzioni digitali del mondo che ormai non esiste più.
Pensavo fosse un po' più fico perché volevo quella torre, ma in realtà no. L'abbiamo preso, ok, a posto. Niente, vi ho fatto un po' di hype per niente, però alla fine non ho schiacciato in tempo e poi non ci interessava nulla di quella storia incredibile. Ma qua dove siamo? Perché qua c'è una zona, ci deve essere roba. C'è quest'altra città in rovina. Questo cos'è, un campo dei banditi? No, ma questo è il campo dei banditi che abbiamo liberato noi nello scorso appuntamento? Eh sì, sete del demone. Ah, beh, ok. Puntatore lo possiamo togliere. Infatti ho detto, ma eppure l'ho già visto quel robo qua. È che con questa luce non c'eravamo mai venuti. In questo momento della giornata, niente, io direi allora, quello l'abbiamo preso, qua il mercante, fatti i cazzi tuoi, io me ne vado a fare non la missione dei Nora, ma a fare quella principale, dai, siamo già quasi a livello 16, cazzo, quindi ci troviamo qui, a Corona della Madre, e che caruccio, dai, bellino, ah è bellino, dai, è bellino. Tanto ragazzi, mentre sto registrando, voglio focalizzarmi un po' sul nostro Horizon. Ho terminato Watch Dogs 2 e devo dire la verità che è un gioco leggero, alla fine bisogna prenderlo per quello che è, un momento per divertirsi, fare un po' di casino. È stato divertente, dai. Cara Ubisoft, sei stata simpatica. Corona della Ciao! Solo la sei una questa deve essere corona fai della il tuo Sì. dovere e prega Solai di essere dovrebbe essere qui ricordata da qualche parte. quando cadrai. La prossima volta porterò le Adesso parole delle ne matriarche. Non parliamo, possiamo Aloy. scappare della salvezza. Intanto qua c'è una Quanti seconda aria feriti? da La tua attivare o voce l'ho da. vista. Che è successo, cacciatrice? Stai bene? Sono grata per questa ferita. Non dimenticherò la lezione. E tu dovresti ascoltarmi. Perché? Perché? Stavo Vabbè. inseguendo un cervavito. Così concentrata da non vedere dove stavo Io andando. chiamo Cervavito. E sono finita dritta dritta in un calderone. Cos'è? Calderone? Un calderone? Che cos'è? Oh, tu vieni dall'abbraccio, quindi non ne hai mai visto uno. Un calderone è come una porta, cosa si trova oltre, nessuno può Figa, un saperlo. black hole? Si dice che Un creino black loro hole le porte. sun? Oppure che siano il covo del male, la dimora degli spiriti dei demoni Ah, è uno dei abilitati. luoghi dove nascono. Cambia Figa, lo poco, voglio direi. vedere. Qualunque cosa siano, sono proibiti. Beh, allora è il posto che fa per noi, ragazzi. Prima hai Lezione? parlato di una ferita. Cosa ti ha Ho insegnato? una collana che è un Mentre ero tubo di davanti al gomma. calderone, la mia preda è fuggita e io sono rimasta lì senza fare nulla. Per un attimo sono tornata bambina, rapita dalle storie dei cacciatori attorno al fuoco. Sentivo il forte desiderio di scoprirne i segreti. Ma una vedetta mi ha attaccato, perché i Bastarda. calderoni sono protetti. L'ho respinta a fatica e ora ho questa ferita in ricordo. Vabbè, è una storia che poi C'è alla un fine lascia motivo il se le tempo che matriarche trovano. proibiscono questi luoghi e non è Nel perché senso sono che ne pericolosi. affrontiamo 10 alla Non ci è volta, non l'ho permesso mai di vedere cosa c'è vedetto. dentro. Fa proprio Non esiterò mai sentire. più. La cicatrice è il mio promemoria. Va bene, Però abbiamo per un momento capito. hai sentito qualcosa. Oh, Un senso Dio di santo. scoperta. Sei sicura che sia sbagliato? Deve esserlo. No, No. no, per noi no. O non Noi sarei andiamo, stata Aloy. Vi punita. dicevo che proprio dà l'idea a questo Horizon che il nostro personaggio, Aloy, si capisce che ha qualcosa in più. Si capisce che è un po' come Snake in mezzo ai soldati genetici. Ha un qualcosa in più. È come il Big Boss. Dove posso trovare il È Dante calderone? in mezzo ai Io demoni, dico che non dovresti insomma, farlo. ha una Descrivimi il marcia in posto che più. dovrei evitare. Sei davvero astuta, ma non tanto da ascoltare il mio monito, vero? Esatto. Fatti i cazzi Bene, tuoi tu. ora sei grande. Non posso Esatto. fermarti. La morte è a nord di qui, oltre le scaglie rosse, sul fianco di una montagna. Ma ricorda, io ti ho avvertito. E quando tu ci vedrai Soprattutto non dare le tornare macchine con un corrotte. sacco pieno Sono delle una perversione teste della natura. di chi Odio il popolava quel calderone. calderone, Vai, dirai: corri. minchia, ho visto L'hanno la creata, Madonna. cercatrice. Vieni, Questa. ragazzi. Oh, chi è Fatta la questa? curiosità è per chi sono. Guardami in Hai faccia il quando marchio parli. della cercatrice. Le Madonna. sentinelle ti hanno visto. Bonazza Sei tu, mulatta. Marea. Varla dice che sai la strada per Meridiana.
A Meridiana. Recati a ovest, ma i soldati Cardia ti fermeranno ancora hanno tutti. Prima di arrivare. Che ci provino. No, intendo che c'è un forte dei Cardia che protegge il passaggio da est a ovest. Si dice che l'abbiano bloccato per paura delle macchine corrotte che infestano la terra sacra. Se distruggo le macchine corrotte, riapriranno la frontiera? Penso di sì. Non ho audaci da assegnarti. No, andiamo da soli. Vorresti ripulire la valle da sola? Beh, ovvio, con il mio arco. Vorremmo. Per il tuo bene, spero che tu ci riesca. Ah, mi sono scoccato i polsi, aiuto. Questa è, sì, come già abbiamo appurato, è un gioco molto girl power. Qui le donne hanno un qualcosa in più. E a me sta benissimo, perché comunque ci sono anche delle bellezze non indifferenti, tipo questa bella mulattina, difesa del villaggio, casa degli altri stranieri. Corona della madre difende il confine della terra sacra. Ci sono tanti stranieri. Sì, non qui nel villaggio, asiatici. Certo, ma nella valle più avanti. Dopo la guerra gli stranieri sono stati ammessi nella valle e ora i Nora possono fare affari con loro. Si tratta di una specie di limbo, non è terra straniera e non è terra sacra. Potresti visitare Raduno dei Cacciatori. È poco più di un mucchio di rifugi e tende squallide, ma viene usata come base d'appoggio. Sembra un posto dove terra potrei scoprire nessuno, di più su Meridiana. Quindi a ovest troverò il forte dei Cardia. E dall'altra parte Meridiana? Sì, i Cardia lo chiamano Torre Giorno, nei pressi del villaggio desolato. Quale villaggio desolato? Una volta aveva un nome, ma non ha più importanza. Sono nata lì. Ande. Cos'è successo? La guerra. La guerra non cambia mai. I Cardia lo distrussero nei loro giorni rossi. Avevo 15 anni, ma riuscii a scappare. Ma secondo me quei Cardia qua che adesso fanno un po', no? Siamo cambiati. Qui, a Corona della Madre. E dovettero rinunciare alla valle. Perfino con la guerra alle spalle, consideriamo la valle una specie di barriera fra il dominio e la terra. Fanno sacra. Fanno i bravini, fanno le cose, secondo me raccontano palle. Cioè il figlio del re capiremo, ma non lo so. Quanto sia diffusa. Non mi fido molto. L'ho vista nelle macchine in cima alla valle. Apocalipto. E con la voce di macchine corrotte anche a sud. Qualsiasi cosa sia non contagia, solo le macchine. Brucia la carne e infetta i feriti. Infatti fa male anche a noi quando siamo vicini. Deboli. Il fuoco sembra più efficace che con le macchine comuni. È già qualcosa. Ah sì. Solo la dea può rimuovere questa maledizione. A meno che non scopriamo la fonte e la fermiamo. Le matriarche hanno parlato. Possiamo solo combattere e pregare la dea. Godo Aloy perché fortunatamente, forse proprio per il fatto che è nata da emarginata insieme al caro Rost, non ha inculcato in testa tutte allora queste puttanate religiose, materiali. Corona della madre sa difendersi. Solite in guerra è sopravvissuta merdate. E ha respinto 3 invasioni. Resisteremo. Vivere nella gloria del passato è un modo per farsi uccidere. Forse non lo sai, ma ho vinto anch'io la prova anni fa. Come te ero piuttosto indietro e ho cercato una scorciatoia. Ho vinto a malapena. Ce l'ho fatta con una caviglia rotta. Porca troia! È la prova, Marea. È la realtà. Non hai capito. Farmi stanziare in questo luogo è stata una mia richiesta. Il premio per la vittoria. Vivere nella gloria del passato non uccide. Ma se succedesse, andrebbe bene. Figati godo, Marea. Bella frase. Porca troia. Ora devo andare. Dovrei andare. Va bene. Ciao, cara. Fa attenzione la comunque faccia, però. Spero che troverai quello che cerchi. Spero di vederti nuda nel mio garage. Allora, altre secondarie a go-go. Tanto che siamo qui, ce le cucchiamo tutte. Qua accendiamo il faloccino. Faloccino. Salvataggio, ragazzi. Siamo in teoria sopra le 10 ore. Per la neve sciolta. Il sistema viaggio veloce ti consente di tornare rapidamente. Ma non mi rompere i coglioni, toglila però. Toglia che non vedo dove vado. Mi dà fastidio nell'intimo, anche se c'è Cilli. E non la smette. Non la smette. Vada via. Audace. Oddio. La corona della madre servirebbe il tuo. Ma i tuoi rasta passano il cappuccio. Tu sei un audace, non è vero? Ci serve pelle di cinghiale. No! Al nostro tessitore serve per riparare a mano. Ma secondo te ci ho messo 20 anni a trovarla? A est è un buon punto per cacciare, dopo le cascate. Ma ora c'è una macchina in quella zona. Ah, ci vai quando tu. Ti uccido la macchina, ok. Tutto. Mi sono nascosto.
Ho scoccato una freccia, ma poi io... Non c'è vergogna nella sopravvivenza. No, è che ho perso il mio anello. Ah. Mi portava fortuna là fuori. Ok, non c'è di merda. Mia nonna. È stato ricavato dalle fauci di una macchina tanto tempo fa. Riponi così tanta fiducia in un anello? Dopo quanto è successo, mi serve fortuna esattamente come la tribù serve la pelle. Vedo cosa posso fare. Ok. Se mi aiuterai, te ne sarò grato. Mi troverai al falò. La secondaria di Neverwinter. Va bene. Troviamo il tuo anello. Basta che non devo andare a cercare le pelli di cinghiale, perché veramente sono non semplici. Sentiamo anche lui. Le prendiamo tutte, signore, poi. Ah, beh, sei tu. Ciao. L'emarginata ora cercatrice. Dicono che sei brava con l'arco. Sono la migliore con l'arco. Ho sentito che sei la migliore. Ah, ok, posto. Credo, scusa, di aver sentito che qui c'è una sfida. Non sono interessata. Ho cose più importanti da Ma ci siamo già andate a fare le sfide, dai. Ho capito. La cercatrice non ha tempo per un'ora qualunque. Troppo impegnata con macchine e predoni. Beh, io non posso vantarmi di aver affrontato corrotte o danzato con demoni. Ma ho ottenuto dei soli ai terreni di caccia della valle. Anche e noi. Tu? Forse la tua ricerca non ti ha portato così lontano? Ce li abbiamo noi soli. Come hai vinto quei soli? Ho abbattuto macchine con tre diversi tipi di frecce: congelanti, fulminanti e infuocate. Se vuoi affrontare una sfida, meglio che ti equipaggi. Ma di sicuro una cercatrice è sempre pronta, vero? Sì, però le frecce fulminanti le godrai. Provochi sempre quelli con cui parli. Solo le cercatrici rosse, molto conosciute. E quanto spesso passano di qui? Poco. Sei la prima della giornata. Se passerai dai terreni di caccia, prova a ottenere un sole ardente. Se ci riesci, mi avrai battuto. Sarà fatto. Boh. A posto. A posto, però ne ho visto un'altra qua in fondo, esatto. Andiamo a cuccarci anche questo, poi facciamo un bel ricapitolandum. Certe cose che non so cosa sia. Sei la cercatrice. Prima eri un'emarginata. Già. Il mio squadrone è stato... Bella spallotta. Hai così affrontato gli assassini, vero? Quelli che hanno attaccato alla prova. Tu hai salvato molte vite. Vero. Avrei voluto salvare tutti. Allora, sei... Fin dove hai inseguito gli assassini? Ma viene dunque, Duncan MacLeod. Sei preoccupato, figa, che lo squadrone sia stato sterminato? Ci sono cose peggiori che essere uccisi. Peggio di essere uccisi? Cos'è peggio che essere uccisi? Io non sono come te. Non potrei mai vivere da emarginato. E lei c'è nata, comunque. I miei amici siano finiti nelle rovine. Non posso andare o sarò esiliato. Ma non posso nemmeno abbandonarli. Nelle rovine. Qua si è spanculato l'abbiale. Squadron? Che cosa faceva il tuo squadrone? Dopo la prova eravamo così arrabbiati. Volevamo vendicarci. E quelle macchine corrotte hanno lasciato delle tracce. Le abbiamo raggiunte al tramonto. Abbiamo sfogato tutto il nostro odio. Madonna. Ma nel buio e nel caos non potevo vedere tutto. Sono fuggite e sono rimasto da solo. Sono tornato qui, ma il mio squadrone è... Lo squadrone è... sparito. Dimmi che cosa vuoi. Parla chiaramente. Trovare i miei amici. Secondo me troveremo solo cadaveri. Che non ci siamo accorti di aver raggiunto il ciglio delle rovine. Sei una cercatrice. Puoi entrare a Sete del Demone senza problemi. Ti prego. Ma Sete del Demone ci siamo già passati. E non dire niente a nessuno. Di questo non dovrai affatto preoccuparti, credimi. Vedrò cosa posso fare coi tuoi amici. Forse l'abbiamo già... Liberale... Ah no, vedi? Una l'abbiamo liberata, infatti una di due. Infatti. Quindi però ce ne manca un'altra cosa. Stanno tutti male, ha mangiato le lumache. Infatti sta dicendo. Cosa ha detto? Ha mangiato troppo? Boh, vabbè. Grazie alla madre. E che famo adesso? Tu, venditore, c'hai roba. Spero tu voglia fare compere, mi servirebbe. Sì, vai. Scambia oltre i confini, devo andare. Sentiamo. Sto andando al confine. Tu sei un mercante. Che cosa sai della tribù dei Karja? Non ho mai lasciato la terra sacra.
Ma ho fatto affari con stranieri Karja ogni tanto. Troppo sofisticate. Troppo sofisticate le loro merci. Quanto a Meridiana, non parlano d'altro. Una città costruita su una mesa, con torri elevate, alte come montagne. Come hanno fatto i Karja a costruire meraviglie simili? Schiavitù. Bello. Ma il loro nuovo re ha deciso di proibirla. Immagino abbia a cuore. O magari mi sbaglio, magari. Costruzioni. Magari è bravo veramente, non lo so. Mi puzza un po'. Certo che sì. Allora, armi, che cos'hai? A me servirebbe, ecco, tipo una fionda per lanciare le. In questo caso sono le bombette che congelano, però io ho anche quelle esplosive, vorrei tipo fionda Karja. Queste lancia le fulminanti. Vuole della vampa. Fionda delle ombre, questa le lancia tutte, quindi io questa vorrei, ma non ho la treccia di cristallo, però potrei creare l'incarico, che non è male, nel senso mi manda a cercare questa treccia. Se io facessi così, vuoi rendere questo incarico la tua missione attiva? Proviamo, vediamo dove ci manda, poi possiamo sempre dire di no. Abiti, come sei messo? C'è sempre la solita roba. Ma vorrei qualcosa con un elmetto, però non mi esaltano. Non mi esaltano. Un cuore di manticeri. Questa non mi dispiace, però mi copre tutta la faccetta. Molto raro. Ma mi difende dal ghiaccio. Non è il momento, forse. Risorse, c'è le solite robacce, questa non mi interessa, la cassa gratuita me la cucco, un giocatore d'azzardo me ne cucco un altro. Ti sta proprio bene e ti proteggerà dal veleno che quelle macchine corrotte sputano ovunque. Cosa che... Beh, adesso vado, spero che gli affari non mi vengano. Cosa stai dicendo? Grazie, anch'io. Cosa che mi sta... il veleno, non lo so. Il veleno. Allora, fionda delle ombre, ad esempio. Una treccia di cristallo, mostra sulla mappa. Non me lo fa vedere. Questo mi dispiace, però, perché, scusami, io non so neanche cosa sia la treccia di cristallo. Calderoni, terreni di caccia. Calderone Sigma di livello 8. Potremmo riuscire a farlo tranquillamente. Siamo quasi al 16. Meno che non sia difficilissimo. E abbiamo tanti bei forzieri. Ok. Boh, prendiamo tutto. A sto punto. Oddio. Il calderone. Zona corrotta è quella che mi manca. La vendetta di una figlia. Parla con Sola. Vabbè, tanto che siamo qui. Ragazzi, dobbiamo fare anche un po' di robe diplomatiche, burocratiche. Ciao. Sei tu, Solai? Solai, scusa, Sola. Nakoa, io non ho nulla da dirti. Ti prego, voglio solo aiutare. Sono una cercatrice diretta a nord. Yan voleva che l'aiutassi. Yan solo? Qualsiasi cosa mi dirai resterà tra di noi. Io le ho dato provviste per il viaggio. È andata a Torre Giorno a cercare Zaid. Non sono riuscita a fermarla. Torre Giorno? C'è qualcosa che puoi dirmi su Torre Giorno? È un forte Karja, proprio al confine. Quei bastardi lo usavano per i prigionieri Nora, per spedirli a Meridiana e massacrarli. Le ho detto di non andare. Nakoa da sola non può fare nulla. Non mi ha ascoltato. Riusciva a pensare soltanto a Zaid. Che cosa sai su Zaid? È un animale feroce, un mostro. Il boia dei giorni rossi. Ha ucciso mio fratello e Nakoa osservava nascosta. Sarà quello che ha ucciso il nostro Rost. Lo voglio morto quanto lei. Non puoi capire cosa si prova. Ha mutilato mio fratello. E ora è libero di stare con i Karja. Lo capisco. È anche meglio di te. Eh sì. Cercherò Nakoa quando arriverò a Torre Giorno. Ok. Non credo si possa raggiungere.
Ho sentito che hanno sbarrato le porte per... Sì, sì, ma ripugliamo tutto, non rompere i coglioni. Sì, ho già che ho parlato con Marea. Te lo prometto. Alta Marea. A posto, dai. Da apposta, Fergast. A sto punto, Asto, corona della madre. Vabbè. Io direi che capacità, che cosa vuoi dirmi? Sacca di munizioni per lancia corde. Ma anche no. Kit munizioni per lancia corde, ma anche no. Dicevamo. Inventario, missioni. Allora, missioni principali. La vendetta, la cercatrice alle porte, e va bene. Secondarie, secondarie, la vendetta di una figlia, antica armeria, quella della, della super mega armatura fica, fionda delle ombre, è quella che abbiamo fatto noi, che a sto punto però sulla mappa non mi fa vedere. Ah, guarda, me lo dà sto nemico. No, allora sono fatte da Dio quelle, crea l'incarico. Però siamo ancora un po' distanti da quella zona. Abbiamo da ripulire questa parte, dobbiamo visitare questo. Se ci sarà del bello da vedere, ci troveremo qui, perché anche questo mi sembra poi un vecchio stadio, eh? Quindi secondo me qualcosa di bellino ci dovrebbe essere. Lo farò io off screen. Caccia fortunata, recupera 4 peli di cinghiale. Oh cazzo, devo recuperare davvero. Trova l'anello. Ah, quindi oltre all'anello devo prendere anche le peli, pezzo di me. Madonna, quanta roba che devo fare per gli altri. Vabbè, ma io sono qualcosina di più. Calderone Sigma, wow. Ok. E per quanto riguarda invece... bla bla bla. Calderone, treni di caccia, ok. Le principali, una cercatrice alle porte. Siamo molto distanti. Siamo ancora veramente tanto distanti, perché devo pulire le zone corrotte. Allora, sapete cosa facciamo, ragazzi? Dato che questo appuntamento l'abbiamo dedicato al prendere delle missioni più che a farle, ci possiamo trovare, raggiungi gli echi rossi, ci possiamo trovare in questa zona, diamo un'occhiatina, poi ce ne andiamo. Ho fatto un paio delle secondarie che ci avevano appena affidato qui, quei matti che abbiamo incontrato, e adesso vorrei liberare, immagino, lì mi dice una di due libera le zone corrotte, una abbiamo già liberata, penso che liberando questa potremmo continuare in quella che era la nostra missione principale, ecco, perché di zone corrotte ne vedo veramente tante su mappa e non ho capito se ci basterà questa o cosa. Quindi, detto questo, bando alle ciance, qua ci sono dei cervi a primavera, quindi insomma non dovrebbe essere troppo. Finirà in fretta. Allora, infatti, vengono con le macchine danneggiati non poco, da cazzo. È ora di fare un po' di pulizia. O sono anche veramente incazzati. Sto sudando freddo. Ma perché sono marci? Abbiamo ferito ed è morto. No, ci fa malissimo però la corruzione. Ma ci fa più male di quando l'avevamo affrontata nella prima zona, marcia. Cavacca. Boh. Stava calando la vita tantissimo. Per il discorso, guarda. Ecco, vedi, raggiungi il forte caldo. Sì, sì, bastavano due inizialmente, poi dopo probabilmente ci chiederanno di farne altre di queste zone. Comunque vi dicevo, sembra quasi divorare il metallo. Forse è questo che fa impazzire le macchine. Potrei trovare un modo per usarla. Ah sì, a nostro favore, non sarebbe per nulla male. Per quanto riguarda, vi dicevo, il discorso dei secodonti, una delle missioni secondarie che sembravano veramente una stupidata,
ha richiesto il mio impegno per affrontarne due insieme e no, non è stato così semplice, perché erano veramente bastardi. Ogni tanto ti beccavi il doppio colpo. Su difficile, un doppio colpo da parte di un secodonte, morte. Quindi sono velocissimi. Se ti colpisce il primo e il secondo è nelle vicinanze, sei fottuto, in poche parole. Allora, però, a questo punto... No, dai. Raggiungi il forte card... Ma così lontano! No, ma dai. Zona corrotta, c'è un sacco di robe in mezzo. Neanche vedo la mappa, ci sarà un collo lungo qua, poi da qualche parte. Ma no, dai, ragazzi, cioè... Facciamo così, ci ritroviamo il prossimo appuntamento direttamente al Forte Cargia, dai, va bene? Perché io intanto ripulisco un po' le zone qui, perché c'è troppo da fare, non possiamo avanzare, lasciare indietro con tanta bellezza. Signori, dai, fatevi sentire nei commenti, ditemi la vostra, come al solito, condividete i video, io vi rimando al prossimo appuntamento con la nostra Aloy. E magari la troveremo potenziata sicuramente, perché farò qualche secondaria. Se ci sarà roba interessante, ovviamente me la porterò. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao.